Rivelare la cronologia dei miei iscritti è stata una pessima idea. Porca troia. Imbarazzante. Non so cosa ci sia saltato in mente, ma abbiamo chiesto alla chat di inviare uno screenshot della loro cronologia su Google che avremmo valutato in live. Ma non pensavamo sarebbe andata così. Le bulle che cazzo ho cercato? Vi giuro, abbiamo letto delle cose che... Sedia a due gambe processo, sedia a due gambe latitante. Ma niente, vabbè, iscrivetevi al canale, maledizione. Cosa succede se mangi lo Leandro? Non ha alcun senso. Stasera saremo di nuovo in live alle 20:30 sul primo canale, quindi non mancare. Facciamo tutti delle ricerche stupide. Dato che io voglio sentirmi superiore a voi, ho creato la Hall of Shame. Dato che ho il vostro nickname di YouTube, se mi avete mandato una cronologia di ricerche davvero imbarazzante, finirete appiccicati alla Hall of Shame, ovvero il tabellone della vergogna. Se il vostro nome finisce qui, proprio davanti allo sfondo di Asbin Hotel, potete ritenervi degli svergognati, degli scostumati. E la vostra cronologia delle ricerche, not good. Questa è la ricerca di Armin il Grande. Allora, Nike, Twitch. Poi ci abbiamo va bene. Poi abbiamo Pelicans, Bulls. Poi abbiamo Ivaz. Google documenti. Voglio vedere che cosa c'è sotto sotto. Kahoot. Ma ragazzi, ma che è Kahoot? Ma che state in una scuola americana? Fra, ma che cos'è sta? Ma tu che cosa cerchi? Ma è stranissima sta cosa. Poi ci sono i Happy Tree Friends. Allora, io posso fare una domanda. Secondo me, questo era il computer della casa e ci sta tuo padre, tuo fratello, tua madre, tua sorella, l'altro tuo padre, fratello, tua nonna, tua madre, tua fratella che ha acceso il computer e tutti avete cercato delle cose diverse. Comunque, secondo me non è male comunque questa ricerca. Ti do un 6, 6 con una mano sola. Vediamo questo. Ah, hai fatto la gag. Allora ragazzi, iscrivetevi e fate la sub. Grazie mille Giorgia, hai fatto la call to action. Gamers, io posso solo dire che dovete seguire quello che dice Giorgia. Allora, traduttore latino italiano. Allora, qui abbiamo un problema, perché chi cerca una cosa del genere non può cercare latino italiano. Cioè, che cosa devi cercare? Poi scrivi Forza Napoli sempre. Cuffie wireless con microfono. Te ne posso consigliare un paio. Anzi no, non mi pagano per farlo. Migliori PC da gamer portatili, se posso, evita. Ho costruito per sbaglio Caparezza. È un po' strana questa situazione. Vi illustro le mie perplessità. Secondo me tu hai voluto fare la gag e poi hai dovuto cercare qualcosa di effettivo e hai cominciato a fare le tue ricerche. Poi ti sei ricordato che dovevi fare la gag e allora hai scritto Forza Napoli sempre e poi hai fatto, vabbè, traduttore latino italiano perché devo fare i compiti. Assurdo. Comunque, pasta al sugo. Abbiamo un abruzzese. APN, Lika Mobile, Bactic Romance, English Lyrics. Che cazzo è? Le Ciel Malice Miserli. Che è sta roba, raga? È bannabile, eh? Che cos'è Bactic? Sto cercando. È un gruppo cinese. Pazzesco. È una ricerca scolastica YouTube, va bene? Non c'è niente di bannabile. Cioè adesso c'è il cambio del... Vi rendete conto? È bellissima questa cosa. Perché mi fa sognare. Questa persona a un certo punto gli ha fatto: oh, ma quando è che cambia l'ora? A posto, è cambiata l'ora. Come si dice James P. Sullivan in polacco? Perfetto. Quando si è sciolta l'Unione Sovietica? Alastor cos'è, raga? Cos'è Alastor? È quello là, è di Asbin Hotel? Alastor, personaggio di Asbin Hotel. E allora mi sa che Chiara, guardate qua. Mi dispiace Chiara. È questo quello che vi meritate, perché voi guardate Asbin Hotel. Adesso c'è solo lei. Sono convinto che entro fine serata avrete scritto tante di quelle fandonie e sarà pieno. Se poi rimane Chiara da sola mi dispiace un po'. Grazie per avermi inviato la tua cosa. E ora il prossimo è Dylan della Monica. Dylan, allora hai cercato PDF tu PNG, va benissimo. Poi hai cercato ADF. Questo sei tu palesemente che hai sbagliato a scrivere PDF. Hai scritto ADF. Poi hai cercato Dylan. Che hai cercato, che vuoi nascondermi? Non si fa, eh? No. Se sono informazioni personali, va bene. Però se hai cercato The Bad Stuff, mi dispiace Dylan. Anzi, traduttore e Super Mario 64. Posso dirti, Dylan? Secondo me tu stai cercando di fregarmi. Vuoi fregare me? Fra, io sono il CEO del cazzo di gaming. Mi freghi un cazzo. Dylan finisce nella Hall of Shame. Poteva salvarsi, fare il serio. E invece, non mi sfugge. Allora, Fabio. Allora, Fabio si è chiesto se sei iscritto al mio canale. Se non lo sei ancora, iscriviti e attiva la campanella. Babon. Napoli Simulator. Allora, Napoli Simulator, penso che tu possa andare nella più vicina di... No, battute su Napoli, ragazzi, sono di cattivo gusto. Allora, la sedia a due gambe è una donna? Non lo so, non me lo sono mai chiesto. La sedia a due gambe è gay. Che ve ne fotte?
Ma che cazzo di ricerche sono? Quattro ristoranti. Grazie Fabio, che hai cercato un sacco di domande su di me. Poi hai cercato Napoli Simulator, quattro ristoranti Torino. E guardiamo la prossima. Streaming. È la pula momento. Spider-Man. Mi dispiace. Tu finisci nella fottutissima Hall of Shame per aver pirata. Lo sappiamo. Lo sappiamo che vai a vedere gli anime. Poi su streaming community. Moha067. Mi dispiace. Finisci nella Hall of Fame. Moha067. E non sia mai adesso becco qualcun altro di voi che si vuole guardare gli anime tutti. Wow. Non ruberesti mai un'auto. La pirateria è sbagliata. Genius. Genius. YouTube. Non va bene. Non va bene. E la pula sta arrivando, eh. Voi pensate davvero che la pirateria sia giusta? Nino. Va bene, ragazzi, va bene. Delle volte potete guardare i programmi in streaming. Allora, mi dispiace aver punito Moa e non punire Stefano Super Gamer. Dato che non voglio problemi legali, per il momento Stefano non lo metto. Ma in effetti forse fandom. Stefano Super Gamer. Mi dispiace Stefano. Mi dispiace. Te la sei cercata però. Pizza la pia. La serie a due gambe. Undertale. Come creare una pagina Wikipedia su una piantina. Cosa succede se mangi l'olea? Complimenti signori. Cosa succede se mangi l'oleandro? Non ha alcun senso. Hai cercato pizza. Hai cercato la serie a due gambe. Bravo. Complimenti. Questa è la migliore per il momento. Questo che vuol dire? No, adesso sono curioso di sapere cosa cazzo vuol dire sta roba. Foglia d'acero, foglia d'acero. Foglia d'acero, foglia d'acero. Hiragana board. Will got. Cos'è got Lolita? Ma che nome lungo che c'hai pure. Mannaggia la puttana. Guarda qua. Got Lolita. Carnevale. No, scherzando. Sto scherzando. Signore, è arrivato le bull. Le bull. Sono molto curioso di sapere cosa cazzo cerchi. N39 Utopia. Venere di Willendorf. Architettura sostenibile. Tipico di le bull. La sedia a due gambe. Le bull che cazzo ho cercato? Sedia a due gambe processo. Sedia a due gambe cattura. Sedia a due gambe latitante. Ma poi è scritto a due gambe senza il numero. Ah, era scritto strano. Va bene. Le bull finisce nella cazzo di Hall of Shame. Ma ti pare che sono cose da cercare queste? Allora, posso dire però architettura sostenibile? Grande ricerca, se posso permettermi di dirlo. Allora, il prossimo è di Chara. Allora, Chara. Pokémon Damage Calculator. Person with no bones. Perché? Deoxys. Se adesso trovo una cosa che non è Pokémon, sbrocco. Tra tutto... Sea Angel e Jumping Spider. Cosa vuol dire person with no bones? Allora, sicuramente una persona senza le ossa non è nella bone zone. Person with no bones. Sono un po' sorpreso, sinceramente. La persona senza le ossa, strano. Ma che ti devo dire? Allora, il bello è che voi cercate cose che personalmente mi fanno venire la curiosità di vedere che cazzo avete cercato. E soprattutto sono cose che tranquillamente cercherei anch'io. Solo person with no bones, magari no. Giusto perché magari mi inquieterebbe. Mattia scrive: corso Malala SFC Scan Now. Hai un problema con il computer, vedo. No, raga, no. Non si fa. Quale APK? Dovete comprarle le cose. Mattias, una posizione in cella proprio. Mattias. Allora, sommo panca, il mio mod. Totti si lascia. Non so perché, ma non sono sorpreso, insomma. Battle Spirits. Gmail. Y, grande ricerca. Eurolega Fantacalcio. Vedo che ti sei pentito subito. Pokémon Auto Chess. Drive e YouTube. Vabbè, dai. La prima... Hai vinto tutto. Andy. Walter White Aesthetics. Waxed Light... Gold... Engineer. TF2 Characters. Cut Inside Sock. Naked... Cioè, sono i gusti delle persone. Andy, se vuoi diventiamo amici. Fra. Allora, vedo una cosa ripetuta. Sto cominciando ad avere paura. Perché lo Skibidi Toilet è diventato un meme? 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 Posso giurare che era un elemento di estrema importanza e il mio saperne al riguardo poteva dipenderne dalla mia vita. Grazie, Francio, per le tue domande di vitale importanza. Elia D'Aloisio.
Porca troia. Imbarazzante. Tu non è che stai nella Hall of Shame, ma tu sei il padrone della Hall of Shame. Ecco a voi ragazzi chi si è meritato l'essere diffamato in live. Abbiamo Chiara, Dylan, Moa, Mattias, Stefano Supergamer, The Burnout Gifted Kid, Andy, Lebu ed Elia, che ha messo qualcosa di davvero molto poco carino e sicuramente bannabile. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e magari ne facciamo un'altra se arriviamo tipo a 6 mi piace. Buonanotte, santo Dio.